un po' ingombrante il suo strumento, vedo, eh? Non mi dica anche lei quello che mi dicono da 20 anni, che era meglio che studiavo l'ottavino, che entrava nella tasca e allora era fatta. Ma in realtà io non so perché l'abbia cominciato a studiare, ma credo che nessuno di noi sappia perché uno strumento si sceglie. Non è una cosa razionale, perché è un rapporto d'amore quello con lo strumento, per cui non credo che sia una cosa estremamente razionale. Piace e basta. Ho capito, un vero amore. Ma allora ce ne decanta le qualità di questo suo grande amore? All'inizio si chiamava tromba marina. La cassa non era di queste forme, poi è venuta così. Prima era una cosa di dimensioni medie, con un manico e una sola corda di budello. Serviva, questa è la cosa buffa, per fare dei segnali da una nave all'altra. Praticamente di qua il nome di tromba marina. Di qui il nome di tromba marina, ci suonava una cosa del genere, come un traghetto che dovesse partire o arrivare. E quello era l'inizio. Il contrabbasso ha origine come rinforzo alla pedaliera dell'organo. Soprattutto nelle note basse, soprattutto nelle note basse, certamente. Comincia la sua esistenza con 3 corde che poi vengono a diventare 4, e nel sinfonico contemporaneo anche 5 corde. E nasce come fondamentale dell'orchestra, però molti compositori gli danno la possibilità di venire fuori con dei soli, di essere protagonista svariate volte di questo contesto orchestrale. Per esempio Prokofiev. E così tantissimi altri, Mio, Mahler. Inoltre è lo strumento che ha la più ricca gamma di armonici. Per armonici si intendono le note non schiacciate ma sfiorate, per esempio. Senta, io ho visto che, soprattutto nella musica moderna, spesso viene suonato senza l'ausilio dell'archetto, direttamente con le mani. E quello è un altro tipo di specializzazione, il jazz è tutta un'altra cosa rispetto al classico. E quei guanti, maestro, hanno una funzione particolare? Sì, servono a tenere calde le mani. In situazioni come dei scaldamuscoli, diciamo. Esattamente, come per il balletto, sono dei muscoli da scaldare e io personalmente mi trovo molto bene. Grazie maestro, io lo lascio andare al lavoro. Grazie a te.